benvenuti in questo nuovo video con Marci. Ciao a tutti. Ragazzi, oggi porteremo una cosa che abbiamo già improntato in passato nel mio canale, ovvero la indovina l'oggetto. Però non è un indovina l'oggetto, ma stavolta si parla di indovina il mob. Perché l'ultima volta, a parte varie imprecisioni che sono state veramente problematiche, è vero, abbiamo fatto anche un po' di gaffe, diciamolo. Con il mob dovrebbe essere più facile, forse più divertente, ma ci sarà anche una variante. Non funzionerà più semplicemente che abbiamo tipo 5-10 domande, ma chi indovina il mob con meno domande praticamente si piglia un punto rispetto all'altro. Si fa tipo, come si vorrebbe dire, a fasce, tipo uno io, uno lui, su mob differenti. Chi la indovina al primo turno con meno domande si piglia un punto e l'altro zero. È onesta come vabbè, cosa. Quindi no, adesso facciamo vedere i due oggetti, i due mob, una domanda a testa e va bene. Vai. Raga, ok, fatto vedere. Allora, qua facciamo una cosa, vedete, c'è il fogliettino, scriviamo metano, Marci, e mettiamo una V se l'abbiamo fatto. Allora, vai. Allora, c'ho... esiste lo spawner di questo mob? Proprio spawner, intendo il blocco che gli fa spawnare. Bella sta domanda, no, non esiste, non credo che esista. Già qua mi sono levato tantissimi mob e siamo a una domanda, quindi teniamo il conto. C'è una domanda però mi sa che è troppo stupida in effetti, perché se non è quella è quell'altra. Però quindi aspetta, ci devo pensare, perché qui le domande sono veramente essenziali, perché non abbiamo un numero limitato, ma appunto bisogna farne nel meno possibile. Buona nell'Overworld? No, okay. Questa è la domanda che avrei fatto anch'io. Vabbè, ma a questo punto c'ho già due dimensioni da pensare. Vola? No. È un mob ostile? Sì. Sì raga, mob ostile. È un mob ostile. È un mob ostile. È di colore nero? Che domanda è il colore nero? E il colore della skin è nero o no? È nero. Allora, che cosa vuol dire? Nero. No, ma è perché comunque persone dico, ma scusa, ma è rosso? L'hai già indovinato. Vabbè, si può chiedere. Se vai sul sicuro, tipo se io ti chiedo se un mob è verde, cos'è? Il creeper, ma ti. Cioè vai sul sicuro, però. Vabbè, vabbè. Allora, beh, è problematica la cosa, sai perché? Perché ce ne sono tanti. Cioè due. Uno ce n'è. Ender, Dragon, Enderman. Poi penso basta. Raga, posso dire la mia, è stupidissimo. Vai. Ah, ce n'è un altro ancora? Tu vai, fai domande. Hai detto che non vola, quindi è Enderman. Non è l'Enderman. Come non è l'Enderman? Fallito. Vabbè, allora, ormai l'ho detto, però cos'è? È fallito. Cos'è? Aspetta, cos'è che nero? Raga, spola nell'Overworld? No, e allora l'Enderman già dovevi toglierlo. Hai ragione. Perché io pensavo all'End, non al... Cos'era? Il Wither Skeleton. Non ci pensavo mai nella vita, era difficile. Quello del... Vabbè, ok. Che stupidino. In effetti sì, ma non ci... Zero punti. Non ci pensavo nemmeno. Zero punti. Vabbè, anche tu se non lo... Se, vabbè, in effetti tu... Pesante. Ma che vada, puoi metterci anche 20 domande. Cavolo, pesa un botto. Vedo cosa cercare. Ok, la faccio vedere. Ragazzi, questo. Spero si veda, sì, si vede, anche se è un po'... Dai, Marci, dai. Allora, spawn nell'Overworld? Allora, può spawnare nell'Overworld se non sbaglio. Se non sbaglio. No, no. Devi essere sicuro. Abbastanza sicuro. Sì, sono sicuro, sono sicuro. È un mob ostile o un mob pacifico? Sai che dovrei informarmi seriamente. Io dovrebbe... È ostile in teoria perché attacca. Però non ne sono sicurissimissimo. È verde? No. Ti ha tre domande. Sì, ma io sto facendo con calma perché tanto so che il punto me lo devo prendere. Okay. Infatti, ma tu l'hai già indovinato. E tu probabilmente anche se non. Cioè, almeno che non sbagli. Attacca Overworld. Non sapevi se spawnava. È diciamo molto particolare. Non è. È particolare, dai. Mettiamola così. È un mob. È un mob, ovviamente, perché vive, si muove. Però è particolare. Tu me l'hai fatta difficile prima. Ha un non so che di arancione. No, assolutamente, arancione no. Cosa c'è di arancione? Porta in mano un fiore. No. Oh, mi hai già tolto i due gol, mi hai già tolto. È un animale? No. Ah dai, che cazzello, raga. Cos'è? Ma è un animale, non è ostile comunque. Oddio, il cane potrebbe diventarlo. Infatti io pensavo al cane io. È simile al villager. In che senso? Dici di aspetto? Sì. No. Ma è neanche la witch. C'è una domanda che fregherebbe tantissimo, però devi giocartela bene. Attacca dopo essere colpito? Questo mi sembra di sì. Però guarda, farne un'altra, perché non è essenziale come domanda, fidati, non è importante. Ma tu mi hai detto che è ostile. Sì, perché fa danno effettivamente. Me lo ricordo benissimo, nonostante io che non giochi vanilla nulla, mi ha attaccato a quel coso e questo ti dà un indizio. Spawna in caverna? Può spawnare anche in caverna. Ah, ma hai detto che la witch non è. Lo slime non è. Non è niente praticamente. Perché non ci pensi, per te quel mob lì in questo momento non esiste. È alto meno di un blocco. Esatto. È colore argentato. No, qui qualcuno pensava al silverfish. Sì, è l'unico che pensavo. Ora, io non vorrei aiutarti, però tanto ormai il punto non l'ho preso. Cos'è che è alto meno di un blocco e non è silverfish? Sto pensando. È viola? Sì. È l'endermite? Sì. Però può spawnare ovunque. Allora,
spona con l'utilizzo dell'ender pearl. Ah, ok. Allora va bene. Se la sentivi così. Era in spona in determinate occasioni, come appunto il Wither Boss. Comunque no. dopo il Silverfish, anche se non mi dicevi cos'è alto un menu di un blocco, avrei preso talento. Quello è ovvio, è l'unico. Questa mi è piaciuta come domanda. Era un po' da stronzo. No, mi è piaciuta. Invece mi è piaciuta. Così mi è piaciuta. Devo pensarci un attimo, ragazzi. Avete capito cos'è? Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Allora, sto pensando alle domande. È un animale o un mob? Che mob in generale? Sai che mob vuol dire tipo creatura? Sì, lo so che vuol dire creatura, ma io con animale intendo maiali, cani, mucche, cose così. Non intendo scheletri e robe varie. Ok, allora teoricamente sì. Certo. Ok. Secondo me sì. Per te è un animale. Non è che per me è un animale. È un animale, ok. Ma questo animale qui, in una determinata occasione, può attaccare? No. E già qui è interessante. Ce ne sono 66 di mob. Sì, ma che non attaccano e che... Chi è che attacca? Dei mob normali? Sì. I cani, Un altro ce n'è. Per te poteva essere anche i pigmen, perché se ci pensi il pigmen è un maiale. Poteva essere anche quello. Vabbè, però ce ne sono solo due animali che ti attaccano. Allora, si mangia? Cioè, dà del cibo? No. Sai, questa è una bella domanda. Se non dà del cibo... Questa è davvero una bella domanda. Non me l'aspettavo da te. Come? Mi stai dando dello stupido? Sì. Ok, va bene anche lo stesso. Sai che non dà del cibo dei mob? Ci devo pensare in effetti, perché te lo giuro sul momento non mi viene in mente nulla. Pona naturalmente? Sì, ti ho rovinato i piani. Forse, non lo so a dire il vero. Stai pensando allo Snow Golem? Sì. Lo sai? Veramente? Però non so se tu lo consideri animale o no quello lì. Cioè... Non è un animale, un pupazzo di neve. Per me sono viventi loro. Sono vivi, dai. Non puoi non indovinarlo, Tano. Ti giuro non mi sta venendo in mente niente. Fai domande. Ma sono domande sprecate perché non c'ho le opzioni. Allora, facciamo in modo che ci siano degli indizi allora. Facciamo che un indizio vada una domanda. Vai. Questo mob droppa qualcosa. Sai cazzo, quello era. Ci credo che droppa qualcosa. Drop inutili in Minecraft non ci sono, i mob inutili. Droppano sempre qualcosa. Ti ho già tolto qualcosa io. Penso ci siano completamente. Ti ho tolto il pipistrello, ti ho tolto. Beh, ma il pipistrello... Non ci avevi neanche pensato al pipistrello. No, non ci avevo neanche pensato. Ti faccio l'ultimo indizio. Questo drop, questo mob, droppa qualcosa che è molto utile per le costruzioni. Che può essere utilizzato per... che serve per le costruzioni. Io più di così non te lo posso dire. Io forse so cosa pensi, però quella cosa che penso io droppa il cibo. Non te la conto come sbagliata, dimmelo. Io pensavo alla pecora, effettivamente. Perché la pecora... La pecora non droppa il cibo. Sì, lo droppa. Sì, non droppa... Vabbè, droppa, droppa cibo. La lana. Droppa cibo. E la lana, che è un materiale di costruzione. E la lana? Quindi è tipo una pecora che non droppa cibo. No, non è una pecora che non droppa. No, vabbè, per dire, a livello di mob. Ti giuro, è una cagata. Io ti potrei dare un indizio, però con questo indizio te lo faccio indovinare. Tu hai dei gusti strani per costruire. Tu l'altra volta hai detto che ti fai le case con la crafting table. Ho detto che la crafting table potrebbe essere... Non è un blocco di costruzione. Ma puoi metterlo... No, ma non è. Questo qui è un... C'è neanche arrivato a quale blocco poteva essere. Io ti giuro sarò tardo. Non mi... C'ho la mente buona. La lana può essere di tanti colori. Sì. Per creare vari colori c'è bisogno del Quel esce da quel di mob. Quid. Zio Pera. Ma figa, non ci pensavo nemmeno. Figa, sto indizio qua ti ha dato la vita, ti ho dato. Ma nella mia serie lo squid droppa anche il cibo, quindi nemmeno ci pensavo. Non era aggiornato. Droppa il cibo. Da me sì. Nella mia serie. Ma perché è moddata? Ah, ok. Vabbè, nel senso non so nemmeno, non lo sapevo nemmeno. Cammina, va. Che ti ho fatto. Dai, quante domande sono? In bordè, 7 domande sono. Sì, non l'avresti manco indovinato se non sei mica. Beh, ovvio, ma ti pare? Ragazzi. Sbam, si è vista più o meno, vai Marci. Si è vista? L'animale? Mi ha appena dato la mobba. Mi ha appena dato un indizio senza volerlo. L'immagine si è vista, sei proprio un genio. Spawn nell'overworld o in altre... Overworld, perfetto. Cominciamo a segnare, dai. È un mob ostile o un animale? Stessa domanda che tu mi hai fatto. Animale. Prima. Droppa cibo? Ho già capito che cos'è. Cos'è? Vai. Non lo so. Allora... Spawn nel mare? Non spawna nel mare. Ok, non ho capito allora. Niente, adesso devi dirmi se spona, se droppa cibo. Allora, aspetta, mi devo informare perché in teoria sì. So che... Mi hai detto che è un animale che non spona, che non droppa cibo, eh. Sono due, sono. Sì, lo so, infatti, perché stavo ragionando su quella del cibo. Ah no, ce ne sono altre delle nuove versioni. Non ho mai detto che nuova versione. Se sono vecchie versioni devi eliminare lama, orso polare e cavallo allora. Droppa il cibo. Non so che domande fare. Vuoi indizio? Andiamo di indizio. Può avere un altro utilizzo...
se non la uccidi. È utile da viva anche. E con questo, guarda, sono veramente pochi mob che sono utili da vivi. Perché in effetti, se tu ci pensi, molti come il pollo, da viva cosa ti serve? A nulla. Ah no, il pollo droppa le uova, è vero. Ti ho dato un altro indizio, guarda. È utile da vivo. Il maiale non serve a nulla. Voglio solo sapere con è utile, con l'indizio che mi hai dato, se è utile da vivo, intendi anche il fatto che tu puoi prendere il latte dalle mucche, per esempio? Ovviamente sì. Intendo, e la mucca quando è viva tu li prendi il latte, quindi giustamente è utile da viva. Indizio? Forza. È un mob molto raro. Ti do un altro indizio. Non è una di quelle cose, ecco, che tu vai, che ne so, qualsiasi punto del mondo e lo trovi. Non si trova in qualsiasi punto. È particolare, diciamo. Come ad esempio l'orso spona nel bioma suo, ovvero quello lì del ghiaccio, e basta, non lo puoi trovare nelle praterie. È una particolarità di un altro mob? Assolutamente no. Anzi sì, perché è una particolarità di un altro mob. Sì, in effetti sì, potrebbe essere considerato così. Sei a pari con le mie domande di prima. Vuoi l'indizio o vuoi provarci? E se ho l'indizio ho perso. Se hai ragione, provaci. Sai che è la particolarità di un mob? Quanti mob hanno particolarità? Io con, sai, con particolarità intendo che tipo il pigman, cioè il maiale pigman. Esatto. No, io con particolarità intendo cose tipo che il maiale può essere anche pigman. Che, oddio, è parecchio estrema la cosa, però effettivamente è un maiale modificato, ecco. Ecco, io dico tipo se ci fossero due varianti di maiali, quello intendo. Sì. È la mushroom. Sì. Sapevo subito. Ma questa è parità, però. Subito l'avevo sgamata. Allora, la prima l'ha vinta Masci, la seconda è parità. Bisogna vedere se la terza la vinco io o te. Se la vincite è pareggio, la chiudiamo lì. Ok, io accetterei anche il pareggio in questa sfida. Sì, ok. Qua c'è il colore, solo questo qua. Non credo ci sia. Vabbè, insomma, puoi girarti. Sono già confuso. Ti dico questo. Questo mob, intanto, è pacifico o no? Sì. È pacifico. Non credo ti attacchi. Non... Ma aspetta, non credo ti attacchi. Non lo so, bisognerebbe aprire Minecraft e vedere, non lo so, è pacifico comunque. Ok, pacifico. Allora, anzi, in realtà ti dico una cosa. Dimmi. Purtroppo ti devo dire che non è del tutto pacifico. In determinate occasioni attacca, quindi. Con indeterminate occasioni cosa intendi? Qua stiamo facendo un po' troppo indizio. No, non lo so, no, è che. Allora. La mia era una domanda, ho chiesto se è pacifico o no. In determinate occasioni. Ok, quindi questa è già una domanda che mi ha confuso tantissimo. Buona nel mondo normale? Overworld. Ti ho pure detto Overworld. Ok, beh, il mondo normale è quello, sì. Basta, se dicevi sì, era. Cioè, una in natura o in determinate occasioni? Entrambi. Allora, è difficile sta cosa da spiegare, Tano, perché se ti dico sta cosa la sai, però figa. Figa Marci. Tu hai detto che spoiler in natura o no, io ti ho detto entrambi, giusto? Sì. Vuol dire che, va bene, dai. Si capisce, raga. Allora, può essere considerato un animale domestico? Ma tu mi hai detto. Ho capito, ma questa qui non so come risponderti. Nel senso che tu puoi prenderlo, cavalcarlo, tutte le cose. Facciamo addomesticarlo in generale, nel senso che. In alcuni casi sì. Ti do un indizio. Che non ti segno. Ha delle varianti. Ti devo dire sta cosa perché sennò poi non capisci. Ok, ha delle varianti. Non è difficile. Ma non è difficile, se ci arrivi è facile. Io ti ho fatto quante domande? 13, non ci ho capito nulla. Droppa qualcosa di commestibile? Sì, posso. Ti do un altro indizio che non segno. In una variante. In una variante. E nell'altra no, quindi. Non so se è un'altra o altre. Però veramente, questa sai che pensavo fosse facile, invece è difficile. Io sto pensando a una cosa, in effetti, lo sai. Che. Hai avuto su 4 non hai avuti tanti di indizi, però. Sì, sì, due. Infatti dopo sarò gentile anch'io nell'ultima. Però questa è veramente difficile secondo me. Io sto pensando a un mob, però non so se quelle tu le consideri varianti. Tu le varianti... Ah ok, ti faccio una domanda io. Questa è la domanda. Le varianti per te sono in dimensioni o in skin? Proprio texture? No, è proprio in skin, cioè il mob okay. Può cambiare. Ok, il mob cambia. Io non so nulla di Minecraft. Io gioco ai minigiochi. Buttati su quella che pensavi, secondo me. No, perché ce ne sono due in effetti, ora che ci penso. Ti posso dire? Allora, te voglio dire, però non conta nulla perché non li sto dicendo effettivamente la risposta. Io pensavo a due cose. Uno era lo zombie che non mi convince per niente. Ma ti ho detto che è pacifico. Esatto, infatti, per quel motivo. No, ti ho detto che però a volte è pacifico. Era interessante il fatto che droppasse in determinati casi anche. Cioè ce ne sono vari tipi di zombie effettivamente. E in un caso può droppare anche o la patata o la carota, o tutte e due, non mi ricordo una delle due. No, ma io tu quando me però pensavo, mi pare che tu mi avessi chiesto se era pacifico, ho detto sì, non sempre. Sì, sì.
Esatto. Non so. E quindi so, cioè, è pacifico, però in determinate occasioni, ecco, se non te l'avessi detto prima, che magari non mi ricordo, è pacifico, poi, ma in determinate occasioni. Però c'è di così che cambia cose. Cioè, i cavalli ci sono, che sono interessanti, però non so se droppano il cibo, ecco. Mi sembra di sì. Tano, devi però... sapere. Devi dire te quello che credi. Io quasi quasi mi ci butto. Devi dirmi te. Io dico cavallo, non ho idee. Ciao. Davvero? Non so se non abbiamo segnato qualcuno, però è giusto. Sì, perché? Perché c'è il cavallo scheletro e ma io mica ci pensavo al cavallo scheletro. Cavallo scheletro dà le ossa, il cavallo zombie dà che cosa? La carne marcia, che è commestibile. Io lo sapevo delle varie varianti e tutto. Ti è andata a culo. No, perché in effetti era l'unico, però infatti non ero estremamente convinto. Ma comunque, questa è l'ultima completa, deciderò io. Se Marcio indovina con meno domande, vuol dire che ha vinto totalmente lui con 2-1. Se vinco io perché fa più domande, ragazzi, è un pareggio totale. E io accetto il pareggio, lui lo accetta e va bene così. E beh, certo, che se fai, ci ammazziamo di botte. Sì, si fa lo scherzo di wrestling. Vai, vai, su veloce. Ce l'ho già in mente io. Veloce che si spegne. Facile. Veloce che si spegne. Ok, l'ho trovato. Ragazzi, questo. Vai, Marci. Vai. Che poi tra l'altro, vabbè, non posso dirti perché è un indizio, dai. È un mob ostile? No. Quindi è pacifico? Sì. Cioè la domanda di prima, insomma, è quello del... Ok, è pacifico. Anzi, ti voglio già... Marci mi ha dato due indizi, ok? Quindi io voglio dare un indizio subito a Marci. Non attacca a te. E con questo... Non attacca a me. Non ti attacca. Però... Te. Basta, basta, vai. È enorme questo indizio. È enorme anche il mob? No. Segniamo, come chiamiamo? No, segnamo? Dai, era una battuta. Era una battuta. Sì, una battuta. Vabbè. No, non è. È proprio una merda, perché questa ma era no, una battuta. Hai fatto. Cioè io su quei 5 ti avrò dato 10 indizi, tu in 2. Me ne hai dati due. Ti ho dato un indizio, guarda che è devastante. Vuoi sapere quali mob fanno così, eh? Dammi un indizio. Un altro indizio poi. Andrò avanti a indizi perché non so cosa dire. Allora. Diciamo che può essere considerata una variante. Zero. Segna l'indizio intanto. No, non lo segno. Dai, sei a due. No, segna l'indizio, dai, giusto. Sei a due, dai, fai una domanda. Non mi viene in mente niente. Fai delle domande a caso, fai. Chiedi. Zoran, voglio darti. Chi attacca? Eh? Chi attacca? No, aspetta, fammi finire. I mob pacifici o mob ostili? Ostili. Ostili ma con indizio, ma non tu. Raga, questi tre indizi, che cazzo capite? Trascri che manco così figa lo zio. È addomesticabile? Addomesticabile intendi con la name tag? No, le name tag sono tutte addomesticabili. Ok, e addomesticabile allora cosa... Voglio la precisazione qui, cosa intendi con addomesticabile? Il maiale, per esempio, lo puoi portare in giro con la carota. Li puoi fare addomesticare, puoi fare accoppiare. Io non so, sì, ok, sì, ti segue quel mob lì in determinate occasioni, sì. Come appunto il maiale con la carota, quel mob lì... Se hai qualcosa in mano ti segue. È uno di quei mob. Però te lo dico tondo, secondo me non ha senso addomesticarlo. Secondo me. Dammi un ultimo indizio te, buono. Ragazzi, allora con questo indizio qui che gli do ora, lui è al pari con me di prima. È quindi pari. O la indovina oppure è nella merda. Però ci devo pensare bene, perché se do l'indizio sbagliato qui è un casino. Raga, ho paura. Ho paura un botto. Ti do un indizio devastante. Vai. Ma questo veramente... Porca puttana. Allora, in Minecraft ci sono due varianti. Cioè c'è quello e c'è un altro. Ora io ti sto parlando a livello di genetica variante, non a livello di skin, perché di skin ce ne sono altre. Ci sono due varianti di questo mob qui, veramente, che sono due mob differenti. Una variante nella vita reale la gente in genere non la tiene in casa, l'altra sì. E con questo, Marci, io te lo segno. O la indovini e si fa e la vinci te, oppure ciao. Mi puoi dire per favore il primo indizio che ti avevo detto? Che attacca altri mob, hai detto? Sì, io quello che ti ho detto io sia a te, sì, è che può... Non ti attacca a te, ma so sottolineo te. So che cos'è. Dillo, io lo so, ma, che lo sai, ma perché... Ma non attacca, ma non è vero che attacca i mob. Sì, attacca. Il creeper? Sì, attacca il creeper. L'Ocelot è repellente per i creeper. Li okay. Manda via e li uccide. Li manda via. Li uccide. Non so che uccidesse, comunque lo sapevo che era l'Ocelot. L'hai indovinato. Però... quindi
E facciamo 0-5 dai. 0-5-1 test. Secondo me è pareggio, più pareggio. C'è da dire una cosa, l'ultimo inizio che ti ho dato era veramente pesante, era, sì, era devastante, perché cavolo. Non ci avrei mai pensato. I gatti tutti tengono in casa, è ovvio. Chi è che tiene in casa un. Che cos'è l'ocelot alla fine? Un coso. Un gattopardo. Sì, penso sia un gattopardo, sì. Che nessuno. Cioè c'è chi li tiene in casa anche. Al mondo ci sono tutti, però. Ho un leone di là, lo sai. E c'è chi lo tiene il leone in casa. Comunque, vabbè, dai, non è pareggio, però. Diciamo che. Io lo darei in pareggio perché quest'ultimo indizio è stato regalato. Ditelo voi nei commenti. Però secondo me è devastante. È vero, ragazzi, ditelo voi nei commenti secondo voi chi ha vinto, se un pareggio. Perché a me va bene il pareggio, o se ha vinto lui, o se ho vinto io. Detto questo, ragazzi, il suo canale, come al solito, lo trovate in descrizione. Io spero che il video vi sia piaciuto. E quindi ciao a tutti. Ciao.